Un nuovo museo apre in via Toledo, negli spazi dello storico edificio del Banco di Napoli. 10.000 metri quadri di esposizione con opere e manufatti che spaziano dall'antichità della Magna Grecia fino all'arte contemporanea. La mostra permanente presenta opere dalle collezioni di proprietà della Banca Intesa San Paolo, fra cui la celebre tela caravaggesca del martirio di Sant'Orsola, finora custodita a Palazzo Ceballos. Oltre alle sale espositive, vi sono anche tre aule didattiche per i ragazzi delle scuole. È uno spazio importante non solo per Napoli, ma per tutta Italia. È un museo pieno di opere d'arte straordinarie, una collezione che viene mostrata per la prima volta integralmente al pubblico ed è soprattutto la dimostrazione che pubblico e privato insieme possono collaborare per il patrimonio artistico italiano. Lo spazio museale, che fa parte della rete delle Gallerie d'Italia, accoglie oggi anche la mostra temporanea Restituzioni, realizzata nell'ambito di una collaborazione col Ministero della Cultura, con opere provenienti da tutta Italia, restaurate a cura della banca. Una grande risorsa culturale, un museo bellissimo in un palazzo che fa parte della storia di Napoli, devo dire anche è un pezzo di Palazzo San Giacomo questo, per quanto è stato costruito da Piacentini, che è stato restaurato completamente con un grande intervento architettonico di Daniele De Lucchi e con collezioni importantissime, un nuovo polo museale di livello internazionale che arricchisce ulteriormente l'offerta turistica e culturale della città.